Gli hacker pirati delle reti e dei computer per loro non hanno segreti, conoscono tutti i virus informatici e riescono a violare banche dati super protette. Si radunano ogni anno, questa volta l'incontro è a Pisa. Emanuela Bonchino. Non vuol dire pirata, cioè non vuol dire colui che pirata qualcosa. Di fronte a una scatola nera, qualcosa che non si sa come funziona, e la nostra attitudine è quella di mettere sulle mani e capire come funziona, giocare. Questo è il volto buono degli hacker, quelli che combattono i monopoli tecnologici. Gli altri, i professionisti dell'intrusione informatica, oggi non sono qui o sono ben nascosti. Hack Meeting, Pisa, centro sociale Rebeldia. Qui si parla di come opporsi alla censura in rete. Nei posti in cui c'è una scarsa libertà di informazione, internet permette a chiunque di pubblicare qualunque cosa. In Birmania sono uscite delle foto pubblicate da delle persone che avevano fatto delle foto in strada e le avevano pubblicate su internet. È una cosa molto facile su internet aggirare i controlli delle censure. Facile almeno per loro, studenti, programmatori, informatici, combattono una guerra digitale ma anche ecologica. Come spiega Gilt, una delle rare donne hacker che incontriamo e che chiede di restare anonima. Ci sono molte persone qui dentro che hanno dei computer che sono fatti prendendo pezzi dai cassonetti. Linux serve anche questo per non sprecare le risorse. E tra un seminario sul software libero e uno sul calcolo, qualcuno spiega anche come modificare una bici.